Allora, buongiorno a tutti e grazie soprattutto a Ispra per averci, diciamo, ospitati e per aver stimolato questa interessante mattinata. Io, diciamo, avevo una prima slide in cui volevo soprattutto stressare il fatto che la priorità assoluta è la protezione della Posidonia. Sottoscrivo quello che ha detto Leonardo Tunesi dalla prima all'ultima parola, e quindi vado avanti, non perdiamo tempo su questo. Le nostre attività sono state sempre prevalentemente centrate, poi abbiamo fatto un po' di sperimentazioni su altre cose, ma ne parliamo dopo, sull'uso di un particolare modulo per il reimpianto della Posidonia. Questo modulo nasce in realtà da un'idea di Georges Cuvier, francese, e quest'idea è evoluta, nel senso che si è trasformata in qualche cosa che con, diciamo, l'esperienza è diventato più semplice da utilizzare. Una volta le cornici erano due, c'erano due strati di rete, noi adesso ne usiamo uno solo, ma come vedete si tratta di una cornice metallica con una rete, una cornice di cemento con una rete metallica in mezzo. Il cemento chiaramente deve essere prevalentemente sabbia, meglio se di granulometria assolutamente compatibile con il sito ricevente, poco cemento perché la cornice si deve disgregare piano piano, non deve rimanere lì in eterno. La rete metallica ha lo stesso destino, cioè una rete che deve reggere abbastanza da far radicare le talee, ma non deve permanere per tempi troppo lunghi. L'ideale è che, diciamo, in capo a qualche anno tutto questo supporto si dissolva. Questo sviluppo è nato soprattutto grazie all'opera di un nostro amico comune a molti di noi, Eugenio Fresi, che non c'è più, ma è lui che ha, diciamo, trasformato quest'idea di Georges Cuvier in qualcosa che poi ha avuto diciamo, un'applicazione pratica. La prima volta con un progetto europeo, un progetto MEZPA, ricordo, nella rada di Porto Conte e di Alghero, quindi erano due siti, e parliamo della fine degli anni 80. Questa prima esperienza in realtà è servita un po' ad affinare anche il supporto fisico che noi abbiamo utilizzato in momenti successivi. Però a questa prima esperienza sono seguite in tempi successivi altre, alcune di grande estensione e altre con un valore differente. Nel caso di Santa Marinella, e qui parliamo del primo trapianto effettuato a Santa Marinella, si trattava di 10.000 metri quadri. Nel caso di Ischia Porto, del gasdotto di Ispra, di 1.600 metri quadri, ma con la particolarità di avere 100 metri destinati alla sperimentazione che è stata effettuata. A Livorno c'era una prescrizione attuata ai nati con il CIBM per compensazione, per, pensate, 2 metri quadri di compensazione, non commento. A Pioppi e in collaborazione con Legambiente, come attività dimostrativa, quindi per avere gli occhi, la presenza, la testimonianza di Legambiente, in occasione della Festa dell'Albero a dicembre 2013 abbiamo effettuato un'attività dimostrativa mirata alla logica del reimpianto, cioè mirata non alla logica di fare il manto erboso tipo cambiamo il prato dello stadio, no, ma fare dei piccoli interventi di basso costo portando talee un po' più profonde in posizioni più superficiali e quindi avendo talee che meglio possono rispondere alle mutate condizioni, soprattutto di trasparenza delle acque. La stessa cosa la si sta facendo ad Acciaroli, ne ha parlato il sindaco di Pollica stamattina, con dei trapianti pilota che serviranno a scegliere dei siti idonei per fare piccoli trapianti mirati appunto al reimpianto della prateria. Però il titolo dice esperienze su grande scala, quindi parliamo di quelle. Allora, la procedura di lavoro che noi adottiamo è quella dell'espianto che nei siti di cui stiamo parlando, Santa Marinella, Ischia Porto, traeva il suo materiale da zone di prateria che sarebbero andate distrutte a causa del dragaggio. Quindi in questo caso l'espianto è avvenuto senza particolari attenzioni per la prateria donatrice che era destinata ad andare distrutta e quindi abbiamo potuto anche scegliere il materiale con una certa facilità. Il materiale veniva raccolto, portato a terra e preparato avendo cura di non avere salti termici importanti. Nel caso del primo trapianto a Civitavecchia ci sono stati alcuni casi in cui siamo resi conto che
giornate estremamente fredde avevano creato dei problemi. Quindi a questo badiamo con grande attenzione. Mentre si preparano le talee o anche prima, si predispongono i moduli di reimpianto sul fondo, quindi si fa un'opera proprio di piastrellatura. Vista così, chiaramente questa è un'area estremamente ampia che è stata fotografata in questo caso, ma si può anche seguire una forma più complessa. Dopodiché le talee preparate singolarmente vengono infilate nella rete metallica. La rete metallica viene stretta, che è morbida, diciamo, si presta a essere lavorata con le dita intorno alle talee in modo che le talee siano trattenute. Questo è l'aspetto dell'area subito dopo il reimpianto, che avviene con una densità di 8 fasci per metro quadro, ben spaziati fra di loro. Questo è fondamentale perché c'è competizione fra i fasci, non solo, ma quando iniziano a crescere, a propagarsi, hanno bisogno di avere la possibilità di una crescita plagiotropa efficace per ricostituire, diciamo, il tessuto connettivo che poi sosterrà la prateria. Questo è quello che succede a circa un anno e mezzo di distanza, quindi fasci nuovi ancora pochi, a un anno e mezzo se ne vedono pochini ancora, però si iniziano a scomparire le mattonelle, in parte perché vengono, diciamo, si assestano nella sabbia e in parte perché iniziano a disgregarsi. Quello che vedete qui è un esempio invece di fascio che ha prodotto nuove talee, nuovi talea che ha prodotto nuovi fasci, in questo caso da una talea 8 fasci. Questo è a circa 2 anni. Vedremo poi che si va ben oltre. Questo è lo stato della prateria di Ischiaporto a 5 anni, cioè al termine del monitoraggio. Diciamo che si nota ancora che ci sono dei nuclei, perché la struttura non è perfettamente continua, ma diciamo l'aspetto, anche la percezione visiva, è molto buona. Questo è l'aspetto invece di Santa Marinella dopo 9 anni. Vedete che c'è, in questa posizione si vede che c'è un galleggiante, uno di quelli che segnalavano le aree usate per il monitoraggio, e c'è stata la possibilità di riprendere il monitoraggio perché l'Enel ha raccolto un invito del Ministero dell'Ambiente e i risultati sono molto interessanti. Questo è un lavoro di questi giorni. Allora, per quanto riguarda il primo trapianto effettuato a Santa Marinella, parliamo di un monitoraggio fatto su 800 moduli per 5 anni e ripreso, vi ripeto, in questi giorni. Cosa è che si faceva? Insomma, si contrassegnavano i moduli con un galleggiante per segnalare l'area e poi 20 moduli in una zona ben identificata avevano delle targhette identificative, uno per uno, e lì si procedeva alla conta dei fasci e anche alla misurazione delle foglie e alla misurazione dell'accrescimento col metodo di Zeeman, quindi punzonando le foglie, una valutazione anche sommaria della comunità epifita. Allora, la zona di intervento a fianco al porto di Santa Marinella era questa, e i punti azzurri numerati che vedete sono le aree in cui poi è stato frammentato questo ettaro di superficie totale. I risultati ottenuti sono stati piuttosto diversi tra le aree. Sono andati complessivamente, linea blu più spessa, al di sopra dell'obiettivo di qualità che era fissato nel 50%, e il risultato finale complessivo è stato del 94%, tenendo conto nel computo di questa percentuale della perdita di 3 aree su 13 a causa delle mareggiate. Questo perché non c'è stato modo di fare attività preliminari. E questo era anche il primo esperimento su grande scala che si faceva, quindi c'era anche poca esperienza nella scelta dei siti anche all'interno di un'area predeterminata, e il sito è veramente un sito difficile. Ovviamente ci sono aree che sono andate molto meglio, ma soprattutto, come diceva il professor Cinelli, quando una mareggiata di quelle serie colpisce un'area si possono avere danni importanti. Infatti vedete che c'è questo punto in cui tutti gli andamenti vanno giù, poi alcuni riprendono e altri tendono invece a assestarsi verso il basso. Questo è quello che succede quando il mare fa danni. Veramente si rischia di non trovare più niente, ma i danni li fa anche sulla prateria naturale, quindi anche la prateria naturale viene in alcuni posti addirittura devastata dall'effetto della mareggiata. Nonostante questo, comunque, noi siamo tornati adesso nei giorni scorsi e continueremo nel mese di giugno il monitoraggio per capire cosa era successo a Santa Marinella dopo 4 anni e 3 mesi di mancanza di informazione. E la cosa sorprendente è che nelle prime stazioni che abbiamo monitorato
abbiamo dei risultati incredibili, cioè da una singola talea ne sono state contate 85. E questo dato, diciamo, è un dato, diciamo, riferito per adesso a sole 3 stazioni di monitoraggio su 40, quindi in totale parliamo di 60 moduli di monitoraggio su 800, però insomma è, diciamo, una sorta di exit poll interessante. Questo significa sostanzialmente che abbiamo un ripristino, diciamo, della naturalità della prateria in zone che saranno dei futuri, diciamo, nuclei di ricolonizzazione. Qui c'era un video, non parte, io vado avanti perché sennò perdiamo tempo. Quindi lezioni imparate e problemi trovati. Fondamentalmente prima esperienza su grande scala, l'obiettivo di qualità è stato ampiamente raggiunto e superato, ma è in discussione, e il monitoraggio è quello a più lunga, diciamo, di più lunga durata di cui noi abbiamo notizia. Abbiamo imparato molte cose da questa prima esperienza, quindi imparato anche a correggere gli errori che erano stati fatti. E soprattutto è stato interessante il fatto che la stima dei costi, anche senza avere esperienze precedenti, era stata sostanzialmente corretta. Al di là di problemi di varia natura, bisogna dire che quella è una zona dove la prateria naturale sta andando incontro ad ampi fenomeni regressivi, e quindi probabilmente è un cattivo sito per ospitare queste azioni ora, finché non sappiamo abbastanza della prateria naturale. E quindi questo è una cosa da tenere a futura memoria. Vado su Ischia, che è stato un'esperienza realizzata nel 2008-2009, parliamo di un monitoraggio svolto su un numero proporzionale di stazioni, quindi 6 stazioni di monitoraggio, ognuna con i suoi 20 moduli di controllo etichettati come avete visto prima. Questa è la posizione del gasdotto e delle aree su cui si è operato il trapianto a compensazione del danno prodotto dal gasdotto. L'andamento delle sopravvivenze è quello che vedete. Siamo arrivati a 400% di fasci presenti rispetto alle talee impiantate nell'area che ha dato il risultato migliore. In una singola area, che poi non a caso era la più superficiale, abbiamo avuto ancora una volta per l'azione del mare la distruzione completa dell'intera area. Comunque, nonostante questo, il risultato complessivo a 5 anni è di poco inferiore al 250%, compreso la distruzione totale di una delle aree di controllo. L'area totalmente distrutta, vedete, è questa ed è effettivamente la più superficiale di quelle che abbiamo. Non a caso la seconda per profondità ha avuto un risultato buono, ma non tanto buono quanto quelle appena un po' oltre, cioè intorno ai 10 metri. Quindi purtroppo l'azione del mare è sempre critica. Questo è il risultato nell'area migliore tra quelle di cui avevo parlato, con la conta del numero di fasci presenti partendo dalle 8 talee impiantate nel tempo. Come vedete, a 5 anni abbiamo, diciamo, in molti casi 40, 50, più di 30 talee, e questo è l'andamento complessivo nel tempo. Come vedete, c'è un momento in cui il sistema si consolida, che dura circa un anno, c'è un primo incremento nel numero dei fasci quando iniziano a dividersi. Anche quelli tendono a consolidarsi ancora per un paio d'anni e poi inizia una crescita invece molto più intensa. Abbiamo avuto a Ischia anche la possibilità di un passaggio di linea blu che ha documentato quello che era stato fatto. Il video non funziona, quindi non ve lo faccio vedere. E diciamo che un altro risultato che mi piace sottolineare, perché lo considero un risultato, è che per il trapianto di Ischia noi abbiamo chiesto e abbiamo ottenuto, con un sacrificio vostro di ISPRA, e io vi ringrazio per questo, delle ispezioni, perché noi volevamo occhi, volevamo testimonianze, perché il problema di queste cose è che si parla dei risultati, si parla di quello che è stato fatto, ma chi vuole remare contro, vedi Greenpeace, prende le aree distrutte che sono riportate nei rapporti, lo sappiamo tutti che sono distrutte, va lì, le riprende, dite vedete non funzionano, ma per altri versi bisogna anche sapere invece cosa succede sul serio. Questi rapporti vengono consegnati al Ministero dell'Ambiente, ISPRA ne accopia periodicamente, ci sono delle coordinate, se uno va lì fa un'immersione trova un galleggiante là sotto, ma c'è bisogno di qualcuno che lo faccia. Questo è un aggravio sicuramente per ISPRA, è una cosa che non è che si può aggiungere così
alle tante cose di cui ISPRA già si deve far carico, ma io credo che strategicamente come paese un sistema di controllo di queste attività è molto importante. L'esperienza fatta ci ha portato a un abbattimento dei costi di circa il 20% dalle prime esperienze, e questo è un buon risultato. Per quanto riguarda le cose negative, la tempistica anche in questo caso era stretta, perché si bisognava operare in tempi molto stretti, e quindi non c'è stata la possibilità di fare una cosa che Leonardo Tunesi sottolineava stamattina, cioè dei trapianti pilota. Questi hanno un'importanza fondamentale. Io cito soltanto a Ischia le esperienze fatte su altre tecniche di trapianto, non vi faccio perdere tempo, direi che noi non le adotteremmo, siamo soddisfattissimi dei risultati ottenuti con le mattenelle. Le attività in corso, vengo a questo perché entriamo proprio sul discorso della necessità di azioni pilota. Allora, con Legambiente in occasione della Festa dell'Albero e con il Museo del Mare di Pioppi, anche attraverso l'azione perenne di Luigi Valiante, che è coautore di questa presentazione, ma è sostanzialmente quello che poi dà del tuo alla Posidonia, cioè io magari faccio, poi ve la racconto, ma chi poi mette le mani e sa è lui, ma lui ha un rapporto da sempre, è stato anche direttore del Museo del Mare, quindi non a caso un'azione dimostrativa è stata fatta in quella sede. Con Legambiente lo ripeteremo, ne faremo delle altre. Con il sindaco di Pollica invece abbiamo attivato una sperimentazione per identificare dei siti idonei lungo il litorale di Acciaroli. Si tratta di impianti fatti con 4 moduli soltanto, ne sono stati posizionati 5 e vogliamo monitorarli, perché se dobbiamo fare degli interventi reali, sempre mirati al reimpianto, quindi non vogliamo rifare il prato per intenderci, lo vogliamo fare dove siamo sicuri che avremo un buon risultato. Questo perché si spende denaro pubblico, il risultato deve essere certo e dobbiamo fare in modo che ci si creda in queste cose. Non c'è niente di peggio che perdere la fiducia. In sintesi, abbiamo avuto risultati su 5 anni di monitoraggio fino al 400%, quindi a moltiplicare per 4 il numero delle taree impiantate, come media per 2,5. Come media sull'intero impianto, contando anche quelle che sono andate perse per azione del mare. I costi sono in riduzione, con il nostro modo di lavorare, utilizzando solo operatori tecnici subacquei con licenza, sia quelli tecnici subacquei stop, ma preventivamente formati, sia operatori tecnici subacquei, ma anche biologi, quindi che possono fare, avvitare i bulloni, fare le saldature, ma sono biologi. Quindi lavorando con queste persone che costano, i costi per noi sono intorno ai 200 euro per metro quadro in questo momento. Poi c'è il monitoraggio, che può essere più o meno intenso, e quello ha dei costi che vanno per sé. Abbiamo avuto la possibilità di certificare i risultati. Noi vorremmo più controlli, vorremmo più presenza, vorremmo più occhi, e questo è il motivo dell'azione con Lega Ambiente. Però oggi, con 20 anni di esperienza alle spalle, noi ci sentiamo di poter garantire il risultato, cioè di impegnarci nei confronti di chi vuole eseguire un trapianto a fornire un risultato minimo garantito, perché ci crediamo e sappiamo come funzionano le cose. Come spunti per la discussione, su questo chiudo, alcune cose si sono dette, ma una cosa è molto importante al di là dei trapianti pilota e al di là della necessità di un controllo da parte di organi competenti. Quando c'è una compensazione per danno ambientale, l'assegnazione dei lavori non dovrebbe mai essere effettuata attraverso gare al ribasso. Sulla compensazione non si deve risparmiare, la compensazione deve garantire un risultato. Quello che è importante è che chi realizza l'opera deve sapere in anticipo quanto peserà la compensazione sul suo piano industriale, questo sì, ma poi non deve esserci risparmio, l'assegnazione dovrebbe essere fatta per concorso, non per gara al ribasso, e questo purtroppo non è successo in molte circostanze, e quindi è una cosa su cui riteniamo ci debba essere attenzione per il futuro. Io vi ringrazio, qui c'è un video che invece parte, benissimo. Ecco, questo è Ischia a 5 anni dall'attività, dal trapianto. Grazie a tutti. Grazie.